Vediamo allora la situazione nell'hotspot di Milo, dove sono i 67 migranti sbarcati a Trapani. In diretta c'è l'inviato Lorenzo Galeazzi. Dietro questo cancello giallo sono ancora in corso gli interrogatori ai migranti sbarcati dalla nave Diciotti questa notte. Gli investigatori hanno davanti a loro due versioni opposte. La prima è quella dell'equipaggio della boss Talas, che parla di detenzione, di minacce, al punto da essere stati costretti a cambiare rotta e a chiedere l'intervento della guardia costiera. E l'altra, quella dei migranti, che negano gli atti di violenza ma parlano solo di sgomento alla notizia del rimpatrio in Libia dopo il salvataggio. Versione giudicata poco credibile dalle fonti investigative che abbiamo consultato, che al contrario si dicono certe che a bordo del rimorchiatore italiano si siano consumati atti di violenza contro la crew. Dentro l'hotspot anche i due indagati, due cittadini, uno ghanese e uno sudanese, separati dal resto del gruppo ma dentro la struttura. Per loro l'accusa è di violenza aggravata, ma l'elenco dei reati potrebbe presto allungarsi con il favoreggiamento all'immigrazione clandestina e la resistenza a pubblico ufficiale. Finché le indagini non saranno concluse, a nessuno degli ospiti sarà concesso di lasciare la struttura. Ma gli investigatori stanno anche raccogliendo i racconti dell'orrore, come una donna marocchina che ha riferito di essere stata violentata in un centro di detenzione in Libia. Da Trapani è tutto, linea allo studio.